Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Ragazzi, oggi nuovo gioco che vi porto sul canale, ovvero Minecraft Dungeon. Ragazzi, nuovo gioco della Mojang, questo qua, che è praticamente un Minecraft però un po' più moderno. E in pratica però dove tu, cioè in questo caso il personaggio principale, cioè questo qua che vi sto facendo vedere, dovrà proteggere, dovrà fare delle missioni, insomma, proteggere altri abitanti. Il gioco è molto carino. Ragazzi, sono... ormai la gente lo porta sul canale, però comunque per me è il mio primo video, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché comunque ragazzi, il gioco l'ho comprato. E non solo, comunque, se vi va, ve lo porto anche in live, perché si può giocare anche online. Fatemi sapere. Ok, allora, vabbè. Qua stavo scegliendo di equipaggiare l'animale, vabbè, dai, attimo questo pappagallo. Ok, dai. Faccio vedere un po' il gameplay, si cammina così col mouse cliccando, come potete vedere. Si, vabbè, si attacca col mouse. Si può anche attaccare il controller comunque. Però vabbè, questi sono dettagli. Andiamo in missione, come potete vedere ho fatto Costa Calamaro e Foresta di Creeper. Facciamo questa qua, palude umidiccia. Ok. Vabbè sì, andiamo alla missione. Vabbè, c'è pure il trailer. A coven of wicked witches live at the heart of the sinister swamp. They conjure up all manner of brews to empower the arch-illager and his ever-growing army. If you don't find and defeat those witches, the illagers will be unstoppable. But tread carefully. The swamp is home to many horrors. Beh, e questo è il mio personaggio, un carinissimo il pappagallo. Ora, vabbè, ok, trova i preparati. Chi sarebbero i preparati? Vabbè, dai, camminiamo. Ok, vedete, si cammina col mouse. Lì sotto abbiamo tipo l'inventario. Diciamo qua Minecraft, insomma, però molto sistemato. Ok. Vabbè, sì, ci sono pure questi zombie che corrono. Sì, la TNT, non capisco perché la porto in testa, però... vabbè, Mojang, ok. La porto in testa secondo loro. Sì, noi dobbiamo seguire comunque la freccetta, quella là, quella gialla, eh. Quindi, cioè, non è che lo so io quella freccia che mi porta. Vabbè, comunque fin qua, come potete vedere, non è difficilissimo, insomma, cioè è facile fin qua. Giustamente. Poi ci, vabbè, ci sono pure queste streghe. Distruggi le pozioni. Cavolo, 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 cavolo. Quante sono? Troppe. No, vabbè, pure lo slime. Mannaggia. Quanti sono? Creeper, pure il creeper. Però sono un bel po' di pozioni. Una pozione pericolosa addirittura. Sono un bel po'. Sì, abbiamo raggiunto il livello 4. Lascio una pozione. Ce ne sono altre tre? Mi sembra di sì, altre tre. Sì, sì, ah ecco, ecco. Vabbè, pure io. Cioè, in alto a destra c'è scritto 3 su 5, quindi non l'avevo visto. Vabbè, me ne sono accorto adesso. Sta strega, oh. Stare attento perché abbiamo 7 frecce. Stare un po' più attento. Manna. Vabbè, mi sa che. Vabbè, ormai. Prima di trovarne altre. Niente, abbiamo finito le frecce. Un problema adesso. Speriamo che qualcuno me le droppi.
Allora, devo andare di qua. Ok, sì. Droppatemi le frecce che mi servono. Dai. Però non me le ha. Nessuno mi ha droppato le frecce, assurdo. Sto Enderman. Dove sta? Dai. Oh, finalmente. Ok, finalmente siamo usciti. Trova il calderone, una pozione pericolosa. Vedete che c'è un altro boss. Sa di sì. Che poi comunque non è nemmeno obbligatorio ammazzare, cioè, i mob questi. Magari boss sì, per forza, ma comunque i mob no. Però diciamo che è anche un'ottima cosa, perché ci danno cose. Alcuni ci droppano anche le frecce che ci servono. Ottimo, altre frecce. Dai. Quanto è grande però questa mappa? Dai, ragno, mannaggia. Questo fa male. Che ti blocco. Devo scappare. Bastava un colpo, un colpo solo. Un colpo e... cosa, mi finito.
dovrebbe essere. Ok, mob non ce ne sono, mi sembra. Olè, olè, finalmente. Bene, ok, abbiamo ucciso sto coso. Vabbè. Ok. Niente ragazzi, questo è il primo video di su Minecraft Dungeon. Vi ricordo appunto per il supporto di lasciare like e di iscrivervi al canale.